e bentornati a Flash News, l'appuntamento con l'informazione in onda, dal lunedì al venerdì alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Oggi partiamo dalla cronaca perché la Corte d'Assise d'Appello di Torino, contrariamente alla richiesta di ergastolo della Procura Generale, ha ricalcolato a 23 anni la pena detentiva per l'anarchico Alfredo Cospito. Il procedimento infatti era dedicato al ricalcolo della pena in relazione a soltanto uno degli episodi contestati nell'ambito del maxi processo Scriptamanent, ossia l'attentato del 2006 alla scuola allievi carabinieri di Fossano a Cuneo. Quindi la Corte, accogliendo la richiesta dei difensori di Cospito, ha applicato l'attenuante del fatto lieve. E poi una maxi operazione contro l'Ndrangheta in Calabria, dove i carabinieri del ROS hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare, nei confronti di 43 persone, tra questi anche l'ex presidente della regione Mario Oliverio, eletto con il Partito Democratico. A suo carico è stato imputato il reato di associazione per delinquere aggravata dalle modalità mafiose. Passiamo ora alla politica con l'annuncio della presidente della BCE, Christine Lagarde, che ha dichiarato durante il forum della Banca Centrale che si è svolto in Portogallo che a luglio ci sarà un aumento dei tassi, un aumento che è dovuto principalmente al raggiungimento dell'obiettivo di breve termine della Banca Centrale Europea, ossia riportare tempestivamente l'inflazione al 2%. E chiudiamo con gli aggiornamenti sul conflitto in Ucraina, con le parole del presidente russo Vladimir Putin, che ha tenuto un discorso alla nazione, spiegando che tutti i tentativi di creare disordini interni falliranno e che i militari e le forze speciali hanno dimostrato, hanno conservato la loro fedeltà al paese, salvando la Russia dalla distruzione. Per oggi è tutto, vi ricordiamo il prossimo appuntamento con Flash News domani sempre alle 19 sui canali social di Per Sempre News. Buona serata.